Buongiorno a tutti, buon martedì 27 ottobre. Io mi sono persa via ieri perché in mattinata ho montato il video tutto quanto, e però mancava il saluto. Poi sono andata a fisioterapia, poi sono tornata a casa, di corsa mi sono preparata, mi sono vista con una mia amica e sono tornata a casa intorno alle 7, perché siamo stati fino alle 6 nella pasticceria lì, insomma, ecco. E poi siamo andate, cioè abbiamo parlato quasi un'altra oretta fuori, quindi sono tornata a casa in realtà che erano le 7:30 quasi. E intanto io mi sto preparando il pranzo oggi. Cavolo, cappuccio crudo, viene direttamente dall'orto di mia madre, per cui sì, sì, sulla tavola c'è un po' di caos, adesso sistemo tutto. E niente, poi appunto ho montato, sono uscita, ho fatto, ho brigato, e ieri sera ho messo online il video, per cui poi mi sono persa via anche con quello. E basta, poi ho guardato un film con Robby, siamo andati a fare nannine. Questa mattina invece mi sono persa via a fare altro, adesso ho detto mentre preparo parlo, perché altrimenti non è più finita. E cos'altro volevo dirvi? Nulla, nulla. Oggi è un giorno in cui sto cercando di capire bene cosa fare, perché è uno di quei giorni dove dovrei fare mille cose e dove ho paura che poi alla fine non ne farò neanche una, perché poi mi conosco e succede sempre così, nel senso, quando ho più cose da fare diventa poi il giorno in cui non lo so, cioè viene fuori il disastro, non riesco a fare niente, mi passa la voglia, mi viene mal di testa, poi vabbè, comunque alla fine farò tutto sicuramente. E nulla, adesso sgocciolo la scatoletta di tonno, pranzo, e ci vediamo o dopo o domani. Buonasera, oggi è venerdì 30 se non sbaglio, e è stata una settimana assurda, nel senso che ho fatto delle cose, ho registrato anche dei video per voi, uno è già andato online, l'altro andrà online venerdì prossimo. Sto cercando di essere un po' più attiva sia qui che su Instagram con i post e quant'altro, perché sono a casa e quindi insomma, se non ne approfitto adesso, quando lo faccio? Solo che ovviamente o ben giro pezzi di vlog o ben giro video, perché poi nel mentre comunque ho cose da fare. Adesso invece questa settimana che verrà, a parte un impegno, sarò molto più tranquilla, quindi penso che parleremo un po' più spesso durante il vlog, anche se non saprò bene che cosa dirvi, perché palestre chiuse, fisioterapia finita oggi, quindi non avrò molti impegni.
le visite mediche che devo fare ancora, ho deciso di rimandarle, spero post-Covid, non lo so, ma adesso i numeri si sono alzati veramente troppo, quindi non è che mi vada molto di andare in studi medici, ospedali e quant'altro. E quindi insomma, ecco questo. Vedremo come ci organizzeremo anche con questa cosa dei video, dei post, se potremo andarci ancora a fare le nostre passeggiate, perché non ho ben capito come funziona, però vedremo. E basta, ragazzuoli. Io adesso mi godo questo attimo post doccia e poi cerco di sistemarmi un po' qui, sistemare un po' il bagno perché appunto domani viene la mia migliore amica con suo marito e andiamo a provare il vestito per me, poi torniamo a casa, mangiamo qui e quindi insomma e basta dai, ci vediamo domani. Buongiorno, come state? Oggi è sabato 31, io mi sto sistemando un po' i capelli che ho lasciato bagnati ieri sera perché non volevo accendere il phon alle 10:30 quando mi sono lavata. E nulla, mi sono già truccata, poi vi faccio vedere meglio il make-up. Adesso appunto mi sistemo un po' i capelli, li asciugo un po' e cerco di acconciarli alla bene meglio. La casa è pulita, è sistemata, è abbastanza ordinata e nulla, io sono già stanca. Io sono veramente già stanca, però vabbè, d'altronde quando si invita gente a casa è così, cioè io mi sono sempre detta tieni la casa pulita tutti i giorni, però comunque non è così, nel senso che quando viene qualcuno tu vorresti comunque vedere sempre la casa al meglio delle sue possibilità, no? E nonostante io abbia pulito ieri, aspirato, lavato per terra questa mattina, passato i bagni, finito di passare i bagni, perché giustamente no, i bagni sono quelle cose che quando viene qualcuno vengono sempre usati, no? Nonostante quello, è pieno di peli, pieno di tutto, vabbè, è normale. Comunque, nulla, io adesso appunto finisco di prepararmi e ci vediamo più tardi. Ma sei qui a aspettare la mamma tu? E anche tu? Patatina. Adesso mi vesto, ma questo è il make-up visto alla luce del sole. È abbastanza delicato, sono molto indecisa sui glitter, ma ci ragioneremo quando sarà il momento. A seconda di come mi sento, si stanno giocando sulle griglie, voglio ucciderle anch'io. E ho fatto questa cosa qui che è più o meno quella che vorrei al mio matrimonio, magari un po' più bassa, anche perché la ciambellina che ho usato non è quella per fare queste cose qui, ma è quella proprio per farsi il cocon quando avevo i capelli più corti perlomeno. E messo l'elasticone bordeaux così per rimanere in tema. E niente, dai, i capelli non sono venuti come volevo, ma non importa. Uso
Ciao. Io questo qua voglio fare fare in questo qua. Ciao patatoni. Anche te. Sei una pantera, bellissima. Ciao amichetto. Guarda che bei colori che ha. È bellissimo questo, eh. A posto, amore. Ciao. Buongiorno e buona domenica 1° novembre a tutti. Sono in una posizione poco naturale, me ne rendo conto, ma se sto così... La luce fa schifo, se sto così la luce è meravigliosa. Oggi dovrebbe essere Halloween, non ieri. Cioè, oggi il cielo è bianco, bianco, tutto nebbioso, brutto. E fa freddo, quello che ti entra proprio nelle ossa perché è umido ovviamente, no? E va bene così. Infatti noi siamo tutti quanti a nannina. Come vi ho fatto vedere nella clip precedente, io adesso sto mettendo Streghe, sto continuando a guardarlo, ho finito Friends e mi è piaciuto di nuovo, lo adoro e spero veramente che facciano il remake, perché ho sentito che dovrebbero farlo, lo stavano facendo, non lo so, comunque sono un sacco contenta perché a me piace veramente un sacco. Mi fa fare delle grasse risate, molto leggero così, però insomma ci sono anche degli argomenti che secondo me ci stanno e che in realtà capisci più adesso che quando, cioè capisco più adesso che quando lo vedevo la prima volta, ma ci sta. E cos'altro vi volevo dire? E nulla, ieri sono andata a provare il vestito e che bello che è, ragazzi, che bello! Non potete capire perché voi non l'avete visto, ma è stupendo, è stupendo. Poi hanno aggiunto le pagliettine trasparenti che quando ti muovi fanno una luce pazzesca, però nella realtà non danno assolutamente fastidio, non sembrano una cosa aggiunta e danno giusto quel tocco di luminosità che volevo. E abbiamo fatto la prova maniche perché ho la spallina fina, ma io voglio le maniche e mi piacciono un sacco, sono come quelle che piacciono di solito a me, quelle belle, leggere, svolazzanti, che coprono e non coprono, che quindi sono super comode, però dobbiamo aspettare di mettere tutto perché mi allargo. E l'altra volta che siamo andati mi stava a pennello, ma nel senso che proprio se ero tipo un mezzo chilo in più non mi si chiudeva e io ero contentissima, vi dico la verità, comunque era comodo, certo mi teneva tanto, però è un bustino la parte sopra, quindi ci stava. Adesso io ho perso 5-6 kg da quando ho fatto la prova vestito l'ultima volta, che poi era la prima prova oltre a quando l'ho comprato, e quindi pensavo che mi sarebbe stato giusto
nel senso senza più far fatica nel chiuderlo, insomma. E invece mi è proprio largo, cioè la spallina continuava a cadermi perché ovviamente deve essere calata anche questa parte qua, non lo so, io poi ho le spalle a coppo, non ho le spalle belle, no? E dietro sono da togliere tipo quasi 2 centimetri per parte e quindi nulla, adesso aspettiamo. Ho provato con le scarpe, non si vedono, però era per capire la lunghezza, che ridere. E mi hanno fatto la ruota per me, fatta apposta per me, e infatti adesso è perfetto, perfetta. E penso che la userò anche per un altro matrimonio, adesso vediamo. E niente, insomma, quindi adesso aspettiamo, farò l'altra prova a febbraio con Roberto. Ovviamente Roberto da una parte e io dall'altra, ci mancherebbe altro. E così vediamo se sarò calata ancora, allora a quel punto comincerà a stringerlo come Dio comanda, eccetera, eccetera. Io sono super contenta perché io non pensavo che facessero così tanto la differenza, perché io mi vedo poi tutti i giorni e io sono uguale a prima, cioè non mi è calato il doppiamento o cosa, però si vede che perdo in altri punti. E quindi sono super contenta perché si vedeva di più il punto vita, non me lo creava solo il bustino, ma questa volta c'era il mio. E quindi sono un sacco contenta veramente. È stata una bella sensazione, poi vederlo con le pagliettine, vederlo con le maniche, bello. Bello, 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 non sacco contenta. Poi vabbè, ieri è stata una bella giornata, ho preso momenti qua appunto la mia migliore amica, suo marito, siamo stati insieme, siamo andati a farci una passeggiata qua al laghetto Margherita, che è sempre a Camisano, quindi è tutto qua vicino, abbiamo fatto una passeggiata per il paese, poi siamo tornati a casa, ci siamo salutati e via. C'è stata una cosa un po' spiacevole ieri mattina, ma... siccome non riguarda solo me, non ve ne posso parlare, niente di grave, insomma, però una cosa spiacevole che mi ha fatto prendere una decisione abbastanza importante per quanto riguarda le feste, quantomeno. E niente, questo è quanto. Roby è via, è andato un attimo dai suoi, volevo accompagnarlo, ma mi ha detto che è meglio che stavo a casa, insomma, ecco. E basta, quindi io adesso mi guardo Streghe, che amo e adoro, e poi vedrò cosa impiattarmi. Ah, le unghie sono... Io non so se ve le ho fatte vedere, ma credo di no. Le unghie sono cortissime. Mi si era spezzata questa qui. È quella che è stata morsa, non si recupera più bene. Ma adesso piano piano, vedete già quasi il segno, non si vede più. Quindi secondo me piano piano che cresce, tutta la parte un po' mangiucchiata andrà via. Ma si era proprio spezzata così, corta, 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 non è che l'ho accorciata io. E quindi le ho accorciate tutte, le ho fatte così rosate perlatine, che loro non danno fastidio. Però guardate che brutta mano! È proprio brutta, mamma mia! Sono brutti, cioè la mia mano è troppo brutta con le unghie così corte. Poi così sono proprio raso. Cioè io sento i polpastrelli, non so che è assurdo, ma per me non è normale, quindi vabbè, insomma, piano piano cresceranno. E nulla, dai, sono contenta, sono veramente contenta oggi. A parte un paio di magagnette, per il resto cerco di prendere solo le cose positive e sono contenta di queste cose positive, insomma, ecco. E basta, ragazzuoli, per il momento vi saluto, ciao ciao! Sono le 11:30. Io sto finendo di guardare l'Allieva 3, la puntata, e nulla, oggi alla fine non ho fatto nulla, Roberto è dovuto stare via tutto il giorno e quindi non abbiamo fatto niente, poi comunque anche il tempo non è che permettesse di fare, non so come mettermi, di fare chissà cosa, quindi questa è stata la giornata. Io spero comunque di avervi fatto compagnia in questo vlog e nulla, vi mando un bacione
Vi invito a mettere un mi piace, ad iscrivervi, insomma, a commentare se avete voglia, possibilità, tempo, insomma. E nulla, alla prossima.